fase di impalli, falcioni, palla dietro per Biggi, prova di testa, Biggi! Niccolò Biggi, porta in vantaggio il Savio. Oggi con la fascia di capitano non c'è modo migliore per portare in vantaggio la prima squadra. 2-1 poi l'abbraccio con Suffer, ricordiamo il grande assente di oggi. Biggi la mette in mezzo, attenzione, traiettoria stranissima, traiettoria che stava per fare Allegrucci, però il pallone mi spinge sul fondo. Strappo sulla fascia, passa in mezzo a due, viene messo giù. Giallo per De Montis, doppia ammonizione. Savio in 10. Adesso la partita può cambiare. Accompagnato fuori da Bonomo, cade anche Belli, ma non c'è nulla. Chiuso dal raddoppio di Biggi. Bonomo libera, Rizzo lotta di testa con Tancredi, riesce comunque a spezzare per un compagno, quando è spaccato la recupera Sarnella, supera Rizzo, si libera anche di Roberti, due volte Rizzo, Sarnella prova col destro, buono qua il numero 18, sembra essere entrato molto bene in partita. Ora Belli cercato, questa volta la sponda riesce, Iacovacci in posizione regolare, prova a girarsi, messo giù, contatto abbastanza, cioè sembra un contatto abbastanza evidente, la maglia si è allargata, l'arbitro però continua con due avversari, cerca un compagno, non c'è nessuno, si mette proprio Maranzano, arriva fino in fondo, la mette, ecco dal centro Iacovacci, velo, arriva Sarnella, grandissima azione sulla fascia destra di Maranzano, Sarnella fortunatissimo nella conclusione. La palla resta lì per un secondo. Attento Brusca, non si lascia il pallone, da quelle parti c'era Romanelli. Sono riposizionati in barriera da Brusca. Salusti sotto la barriera. Capo un po' la conclusione sul primo palo. Apro lo specchio, punto di battuta per la punizione, ha sistemato la barriera, lo stesso Fabrusca. Secondo palo, Salusti la rimette al centro, resta lì, niente, ancora il monte spaccato che crea occasioni, spaccato di gioco, cioè Alciati serve sulla corsa Salusti che la rimette al centro, una deviazione decisiva di Bonomo, l'ha pareggiata il monte spaccato, Pedala fa buona guardia, spaccato la rimette al centro, ancora Belli riesce però a liberare bene, cioè Salusti quelle parti, alza la testa, prova il sinistro, ma sul fondo, il fondo gliela fischiano, già battuto Tancredi, serve Salusti, la mette al centro, che Belli 3-2 monte spaccato, la gioia dei giocatori, non è stato Belli a segnare, ma poco importa perché il monte spaccato fa 3-2. L'arbitro fischia tre volte, il monte spaccato è campione del trofeo Mario Ceccacci. Amarezza per il Savio, resta però il grande percorso della squadra di Bolic, mentre il monte spaccato può festeggiare questo traguardo raggiunto. Quindi ragazzi, per noi del MySP vi salutiamo, è stato un onore per noi portarvi tutto quanto il trofeo Mario Ceccacci, è stata una competizione che ci ha regalato tantissime emozioni, tantissime match, gare aperte dal primo all'ultimo minuto, gare che si sono ribaltate, esiti inaspettati, ma adesso a festeggiare è soltanto una, il monte spaccato. Queste immagini proprio del MySP, in particolare io Patrizio vi saluto, vi auguro un buon fine settimana.